Buonasera amici telespettatori in diretta stream, sempre qui dalla sede del Matera Club Saverio Columella. Inizio il programma ci siamo anche questa sera, come dico tutte le sere, ci siamo subito con gli sponsor. Un grazie per questa trasmissione di questa sera, Planet Win 365, centro scommesse, bar via Dante a Matera, vino e dintorni, Enoteca, via Ridola 32 a Matera, Soft Creation, via della Scienza 28, zona Pipe a Matera, FD di Lecce Gioielli, via 20 Settembre a Matera, e si è aggiunto anche questa sera Pino Basile Uomo, via Nunziatella a Matera. Bene, veniamo subito agli ospiti di questa sera, i miei ospiti graditi di questa sera. Dalla mia sinistra il presidente del Matera Club, Saverio Columella, Michele Cinnella. Buonasera. Poi abbiamo invece in fondo, dalla mia destra, Felice Griesi, addetto stampa del Buonasera Matera. a tutti. Franco Bruno, il quotidiano. Buonasera. E abbiamo con noi questa sera, dove è doveroso, ecco, accoglierlo con un grossissimo applauso, il difensore del Matera, Ciro De Franco. Buonasera Ciro, già il nome Ciro è napoletano, vero? Non ti puoi sbagliare. Non mi posso sbagliare. Bene, iniziamo subito questa serata, ecco appunto con Ciro, non è qui perché ha segnato un gol a Matera, ma bensì ha fatto più del gol, quindi cosa che nel calcio fanno bene a tutta l'Italia e a tutto il mondo. Ieri allo stadio 21 settembre, dopo 6 minuti, è accaduto una cosa che tutti si sono messi le mani nei capelli. Anch'io, anche se non ho i capelli, come Felice Cris, ci siamo messi ugualmente le mani in testa, non sui capelli. Quindi è successo una cosa, un grave infortunio al calciatore, all'attaccante della Salernitana Mendicino, e quindi c'è stato molto panico. Ecco, però prontamente Ciro, appunto, ha sentito questa cosa qua ed è corso subito, ecco, appunto a soccorrere Mendicino. Quindi lascio a te il commento. Come ti è venuto questa cosa? Forse hai pensato a tanti episodi che sono accaduti sul terreno di gioco. No, guarda, sinceramente non ho pensato, perché forse chi ha pensato ha messo a fuoco subito la situazione, forse ecco lì ti metti davvero le mani nei capelli. Io ho guardato solo ti dico la verità, la faccia di Alessandro Bernardi. Nel momento in cui ha cercato forse di dai, alzati, pensando che non fosse successo nulla, l'ho visto alzare le mani in segno verso le panchine, come a dire, è successo qualcosa. C'era il giocatore della Salernitana, Tuglia, che l'ho visto che gli dava un paio di schiaffi. Lì non ho pensato, ho reagito, non so come, forse in coscienza, non so nemmeno cosa mi sia passato per la testa, e niente, mi sono accasciato lì vicino a lui. E quindi grazie al tuo intervento, insomma, penso che si sia anche. No, Questo perché non lo no, so sono dire. cose, ecco, perché mi è accaduto già in un'altra occasione sui terreni di gioco, perché io avevo anche una squadra a livello dilettantistico, quindi mi è capitata questa cosa a Paterno, quindi che un calciatore, ecco, grazie a un intervento di un giocatore, quindi perché come giustamente dicevi, l'ha visto lì, però mi ricordo bene che ha impilato le mani in bocca, quindi alla lingua, ed è riuscito da quel gesto che ha fatto il calciatore. Possiamo ripetere, perché in quelle occasioni, se non si interviene subito, quindi penso che però. Diciamo che praticamente, cioè, la pratica non l'ho mai fatta, ho sempre ascoltato comunque i dottori quando ti dicono, sai, se vedi qualcuno svenire, la prima cosa è metterlo sul fianco, cercare di aprirgli la bocca. Io ho visto Tuglia che aveva le dita in bocca a lui e la sua mascella, diciamo che cercava di serrarsi a tutti i costi. Una forza incredibile, a dire la verità. Non so come, però, mi è venuto da mettergli le mani per cercare di aprirgli bocca. Poi, per fortuna, si è risvegliato. Sì. Comunque, complimenti non del gesto, ecco, tra giocatori, tra calciatori, ecco,
situazioni noi dagli spalti, ecco, abbiamo vissuto davvero un momento drammatico, figuriamoci i calciatori sul terreno di gioco. Non è bello, ecco. E lo so che non è bello, quindi auguriamo, quindi penso che adesso, non so se è ancora ricoverato a Matera l'attaccante Mendicino, quindi auguriamo una pronta guarigione. Intervenire, sì, ti do proprio subito, a proposito di Mendicino, delle notizie ufficiali, l'ha detto stampa del Matera. Mendicino è ancora ricoverato alla Madonna delle Grazie di Matera e ha ricevuto una visita anche da parte dei dirigenti della nostra società. Oggi Mariano Fernandez è stato proprio in ospedale a trovarlo, sono con lui i genitori, perché è un ragazzo di 24 anni, questo non va dimenticato, sono tutti i ragazzi questi che scendono in campo. Sono venuti da Roma i familiari e sono rimasti con lui, non c'era nessuno più della Salernitana perché il ragazzo è completamente fuori pericolo, resterà ancora questa notte nell'ospedale per prassi, per quella che è la prassi quando si è di fronte a situazioni del genere, il ragazzo è completamente fuori pericolo, quindi domattina probabilmente sarà dimesso e c'è anche, come si dice, il referto medico che ha accertato praticamente quello che è accaduto, si è trattato praticamente, non c'è stato né arresto cardiocircolatorio né commozione cerebrale, il ragazzo è svenuto, è come se ha preso un pugile, ha preso un forte cazzotto e ha perso i sensi e può darsi che l'evoluzione di quello che stava per accadere andava nella direzione della gravità, quindi bravi a loro che sono intervenuti subito e quindi direi che anche i tempi del soccorso sono tutto sommato accettabili, perché si era un po' polemizzato sul ritardo dell'arrivo dell'ambulanza, però tutti i sanitari erano lì per capire un po' le condizioni del ragazzo, del calciatore che si era fatto male, quindi bisognava anche dare il tempo all'autista dell'ambulanza di percorrere tutto il campo, andare a prendere l'ambulanza e tornare sulla zona, però ecco, sono attimi che tutto lo stadio ha anche vissuto con molta ansia, perché la mente è andata a pescare, insomma, un giocatore del Livorno che per causa dei ritardi negli interventi, ecco, nell'immediato soccorso, ma lì non era nemmeno un problema del soccorso, dice che il problema dell'auto dei vigili che avevano parcheggiato davanti all'ambulanza, i vigili urbani erano andati a prendere il caffè, quindi l'ambulanza non poteva uscire dallo stadio, quindi c'era tutta una situazione che noi a Matera abbiamo sempre cercato di evitare, perché la nostra società lavora in termini di sicurezza, insomma tutto quello che accade dietro le quinte, bene che la gente lo sappia, insomma noi siamo abbastanza meticolosi nell'assegnare i posti auto, qui i vigili del fuoco, qui la polizia, qui i carabinieri, qui l'autoambulanza, proprio perché nel caso in cui accade un qualcosa, ecco, dobbiamo essere nelle condizioni di intervenire con la massima tempestività e di consentire agli operatori del soccorso di uscire dallo stadio senza intoppi, e questo credo che siamo riusciti a farlo egregiamente, insomma ieri è stato forse un banco di prova anche per, certo, no, non vorremmo assolutamente trovarci di fronte a situazioni come quella di ieri pomeriggio, però bene come è andato. Bene, bene, Felice, quindi ecco, archiviamo questa notizia che dovevamo dare per le condizioni appunto del calciatore della Salernitana, quindi poi ogni domenica il club Matera Saverio Columella mette in palio per il miglior calciatore della partita. E, ieri il miglior calciatore della partita, ecco, appunto è stato assegnato una felpa offerta da Pino Basile in via Nunziatella a Matera, appunto a Ciro De Franco. Quindi e quindi allora adesso passiamo appunto alla gara dopo che è stata sospesa per 25 minuti, mezz'ora, si è ripresa e c'è stata la seconda sconfitta interna del Matera, dopo quella subita con il Cosenza, la Salernitana ha portato via i tre punti. Un plauso alla grande cornice di pubblico, ieri è stato proprio un pubblico stupendo, sia della Salernitana sia del Matera.
quindi specie in quell'occasione si sono ancora più uniti e hanno fatto sentire davvero che cosa significa lo sport nel calcio. Questo è il calcio, è bello proprio per questo, che bisogna essere tutti insieme amici, quindi a prescindere che uno fa il tifo per la Salernitana e l'altro per Matera, però ecco, a certe quando vedi certe condizioni poi non si lascia perdere tutto. Però i 3 punti sono andati alla Salernitana, Ciro. Dopo l'1-1 avevamo preso in mano la partita e appunto il Matera il primo tempo ha fatto una bellissima partita, quindi ecco, diciamo quasi come contro la Lupa Roma. Però a volte il calcio è proprio è strano perché tu quando vedi una squadra in 10 pensi che la cosa sia così fattibile da poter. Invece al Matera è successo proprio il contrario. Dopo l'espulsione di Bobo all'11° minuto del secondo tempo, il Matera non c'è stato più. Diciamo come mai che non c'è stato più? No, io penso che il Matera sia stato perché alla fine dei conti, cioè loro se si siete complicati la vita, insomma, diciamo che ce la complichiamo dopo aver salvato una vita. Ditemi una squadra che ci ha messo sotto, a parte il Barletta, io non ne trovo. L'unica squadra che forse meritava di pareggiare il Barletta, noi siamo riusciti a vincere, però penso che la Salernitana sia affacciata nella nostra metà campo due volte. Togliendo quella del primo tempo, due volte, una con il gol e l'altra 2-3 volte prendendo forse qualche fallo, ma cioè, siamo sempre stati nella loro metà campo. Il problema è che noi facciamo fatica quando troviamo una squadra che si chiude lì nell'area di rigore, non riusciamo a trovare spazi. Purtroppo non possiamo permetterci nemmeno di sbagliare una virgola, perché come sbagliamo prendiamo un gol. Io ieri ho contato un tiro e mezzo in porta, ci hanno fatto 2 gol. Anch'io. Noi ne possiamo fare 30, però ecco, diciamo, io sto analizzando, ecco, proprio dopo l'espulsione c'è stato un po' di rilassamento, non lo so, c'è stato qualcosa che non. Passaggi che si sbagliavano facilmente. Diciamo che anche la frenesia di voler raggiungere il risultato, non ti aspetti comunque il 2-1 all'improvviso, ecco. Perché diciamo che ma il 2-1 è arrivato al 31°. Il problema è quello, che ti ha tagliato le gambe dopo un po'. Sì, però dopo non è facile, comunque correre per tanti minuti non è. Cioè ritrovarsi, ecco, entri negli spogliatoi, ritorni dopo quello che è successo, prendere subito gol. Sì, ma la cosa che parte subito è proprio quello che hai detto poc'anzi, che una squadra che fa un tiro e mezzo in porta si porta a casa 3 punti. Questa è la cosa un po'. Noi abbiamo fatto. Vabbè, che possono dire anche per noi a Barletta, un tiro in porta. Ecco, ma il calcio è bello, no, perché è strano, è bello perché proprio ti dà sti momenti, se no io ricordo il Milan, Champions League 0-4-3. Sì. Sbagliano i grandi, penso possiamo sbagliare anche noi. Ma noi non stiamo dicendo come. No, nel senso non anche noi analizziamo questo. Adesso, le sconfitte si accettano. No, ma io non mi permettevo di giudicare questo, nel senso che anche noi purtroppo sbagliamo e dobbiamo sbagliare nemmeno con la virgola, perché tutte le volte che sbagliamo con la virgola ci puniscono, ecco. Franco, grazie della tua ospitalità ancora questa sera. No, allora, io ringrazio voi. Comunque faccio i complimenti a Ciro per quello che ha fatto in campo nei confronti del calciatore della Salernitana. Grazie. E naturalmente io dico questo, che i calciatori dovrebbero fare anche un piccolo corso informativo per quanto riguarda appunto, ecco, qualche incidente che spesso accade. Si chiama il primo soccorso. Il primo soccorso. Primo soccorso. L'immediato, sapere cosa fare. E perché diciamo nel primo soccorso si possono salvare veramente le vite umane. E poi tornando alla partita, io Ciro devo dire una cosa, no? Ho visto che noi abbiamo subito 2 gol per 2 distrazioni della difesa. Io posso ammettere tutte le giustifiche, no, che vogliamo, perché l'aspetto psicologico, se la partita si doveva continuare a giocare, se doveva essere sospesa, questo diciamo ha scombussolato un po' la mente di tutti,
compreso anche gli spettatori. Però abbiamo visto che avete subito il gol appena quello hanno calciato il calcio d'angolo. Lì io non vorrei dare le responsabilità a singoli perché non sono il tipo. Lì la difesa non è stata attenta, no? C'è qualcuno che comanda la difesa, non so, il portiere la comanda la difesa sui calci d'angolo, oppure invece si lasciano liberi i giocatori avversari. Infatti quello lì, il colpo di testa, era completamente solo. Che cos'è che è successo? C'era Pagliarini, diciamo che non marcava, poi partito da fuori. Partito da fuori anche. Se guardate bene il video, noi sui calci d'angolo partiamo a uomo, quindi ognuno ha il suo uomo, ci può essere uno scambio perché ci sono dei blocchi e cose varie. Chi ha fatto gol Colombo è partito da lì, cioè da fuori area. Se non mi sbaglio era Alessandro Bernardi che lo controllava, l'uomo che viene in corsa comunque. Se riesci a prenderti il tempo è difficile da marcare, ecco, quando uno è fuori area. Sicuramente la colpa non è da dare solo ad Alessandro perché è stato lui che ha sbagliato la marcatura o altro, quello perché come oggi è capitato, ieri è capitato a lui, domani può capitare a me, ecco, c'è stato e nemmeno ci giustifichiamo sul fatto che di quello che è accaduto prima, perché comunque non siamo noi a decidere se giocare o meno, è comunque la Lega, è comunque l'arbitro che decide. Quindi noi sappiamo che comunque qualsiasi cosa succede noi dobbiamo andare in campo e giocare. Poi se uno sta male, certo può chiedere il cambio per quello che è successo, ma non penso che sia stato per quello che non abbiamo vinto, che non c'è stata la prestazione. Anzi, perché il primo tempo, come dicevate, abbiamo fatto una grande partita. Il primo tempo. Penso che se fosse stata una cosa mentale, nemmeno il primo tempo saremmo scesi in campo. Il problema da analizzare è sempre quello, sono gli errori. Dobbiamo migliorare su quelle, come facciamo ogni martedì, ogni mercoledì con il mister. Poi ha ragione il mister, perché quando è vero noi non ci possiamo mai permettere di abbassare la guardia, nemmeno un istante. Ieri proprio parlando col mister mi diceva che è abbassato proprio il ritmo della partita dopo l'espulsione di Buovo. E quindi cos'è, abbassamento di tensione, non so sinceramente che cos'è, voi facendo un esame di coscienza, cos'è che è accaduto? Guarda, io ti dirò, non penso con la mia di testa, penso a quello che posso fare io, gli altri non so. Io ti dico che cerco sempre di correre dall'inizio alla fine, cercando di alzare i ritmi il più possibile, cercando di giocare a due tocchi. Però ripeto, per me mi faccio anche un'analisi di quando dico una squadra si chiude lì dietro. Per me, difensore, se tu mi dici gioca sulla linea della tua area con 5 centrocampisti davanti, io vado a nozze. Per me è facilissimo, perché per me puoi venire, sbatti sempre cioè, addosso a me. Trovare spazi in quelle situazioni non era facile. Sicuramente il Matera doveva cercare di girare la palla, ecco, come dice il mister, a ritmi elevati da poter permettersi, ecco, qualche barco, quello che non è stato fatto. Però non è facile, ecco, e l'abbiamo dimostrato sia contro il Cosenza che contro la Sanitana, che sono state due squadre che in casa nostra sono chiuse nella loro area di rigore. Felice. No, io ho rivisto attentamente le immagini, che poi un po' la mia deformazione. Il gol della Sanitana non è un gol da imputare a un errore di piazzamento della difesa, anzi, peccato che non possiamo guardarlo. No, dico in questo momento in diretta mentre stiamo andando in onda, perché ritengo che sia anche un fallo ai danni del marcatore del Matera, che è stato spinto per terra. No, appena è entrato in area, i due sono entrati in corsa in area, c'è stata proprio una spinta ai danni del giocatore del Matera. Se non ricordo male, dalla maglietta mi è sembrato di vedere il numero 7, quindi ho pensato a Pagliarini, non ho approfondito, e credo che sia stato un fallo. Però, sai, secondo me è ripresa la gara dopo mezz'ora di confusione, i giocatori giustamente si rimboccano le maniche e lavorano, perché noi, devo dire che sul piano, per quella che è la mia visione estetica del calcio, perché ho fatto cronista per 30 anni, quindi ho sempre visto le partite dall'alto, devo riconoscere che quest'anno il Matera ha una squadra, magari le altre formazioni hanno delle individualità, il Matera ha una squadra, loro stanno applicando tutte le dottrine, gli insegnamenti di Mister Auteri, e tant'è che il Matera prende complimenti dappertutto, poi
siamo diventati davvero l'outsider in questa fase del campionato, siamo la squadra che nessuno vuole affrontare. Poi se analizziamo le partite, qualche punto l'abbiamo un po' regalato, ma per colpa di alcune situazioni, ma devi sempre considerare che hai di fronte un avversario, a volte ti va bene, a volte non ti va bene, ma io ritengo che oggi la piazza materana deve essere soddisfatta di quello che sta avvenendo, ha una squadra che è una signora squadra, un team di ragazzi, penso che lo dimostrano poi a fine gara, un team di ragazzi che lavorano tutti i giorni e a tre punti dalla zona playoff, ma non dimentichiamo quelli che erano gli obiettivi iniziali. Nessuno ha mai parlato di... Ma assolutamente, qui non stiamo né parlando, noi sono consapevoli, tutti i tifosi, gli addetti a stampa, tutti, che questa è una squadra che dobbiamo prenderci delle soddisfazioni. Naturale che la piazza, dopo aver visto due campionati di Serie D con il Matera che lottava per vincere il campionato, questa partenza spumeggiante in Lega Pro, che abbiamo, la piazza si è entusiasmata, lo dimostra pubblico, anche il grande pubblico, la grande affluenza. Che ci sono ogni domenica. Abbiamo la seconda piazza sportiva dopo Salerno. Sono consapevoli, C, insomma, e quindi a prescindere dal risultato, sia contro il Cosenza sia contro la Salernitana, penso che i ragazzi sono stati applauditi. Ma ugualmente. Sì, si dimentica tutto. No, non che si dimentichi, perché questo è il calcio e sappiamo anche, poi analizzando a freddo, quindi uno dice, analizza la gara come si è persa, appunto, e quindi poi... Pazienza. Si pensa già alla gara di domenica. Nel calcio, più si sale di categoria, più esatto. La piazza deve anche maturare sul piano della visione di queste situazioni. Scusate se mi interrompo, penso che la prova di maturità l'hanno data domenica con quelli della Salernitana, chiedendoci che per loro potevamo anche andare a casa, perché è stato un gesto che secondo me non tutti i tifosi apprezzano e fanno. A noi ci hanno chiamato, a me... mi chiamavano da centrocampo cercando di farmi andare lì sotto per capire cosa fosse successo e dirmi da lontano: per noi potete anche andare a casa, perché è giusto sapere le condizioni di Mendicino. Io in quel momento penso che quando c'è stato lo speaker che ha informato. Faccio anche io lo speaker. Non so chi fosse. Mi tocca fare anche queste cose. No, ma quando hai detto che c'erano più di 6.000 persone che erano lì in attesa di sapere cosa. Penso che lì l'applauso abbia fatto capire. Ecco, lo stato d'animo delle tifoserie e la grandezza delle due tifoserie. Michele, tu pensavi che non dovevi intervenire? No, anche per te. Io sono d'accordissimo con Ciro per quanto riguarda la prestazione che ha fatto in Matera, no? E poi anche per quanto riguarda che non possiamo proprio abbassare la guardia, cioè nel senso che come non appena c'è una piccola sbavatura prendiamo gol, vabbè, non è quello il problema. Il fatto è che abbiamo messo la Salernitana nell'angolo, ho visto giocatori di Serie B della Salernitana buttare la palla in tribuna, cioè abbiamo fatto oltre a un gran primo tempo, anche il secondo tempo loro si sono messi tutti e 10 dietro la linea della palla, con Michael Negro che stava appena fuori dall'area di rigore della Salernitana, cioè più di quello credo che la squadra non poteva fare. Poi abbiamo subito quel gol, il secondo gol, l'abbiamo subito, vabbè, tutti gli amici sanno come la pensano, non lo voglio dire, dopo lasciamo stare. Abbiamo subito in una certa maniera. Poi succede, sì, quando rimane una centrocampo poi si parte in contropiede, non c'è automaticamente ognuno non ha abbiamo visto la qualità dei singoli della Salernità, no? Di qualche singolo della Salernità, abbiamo visto per esempio Pestrin a centrocampo di che pasta è fatto, abbiamo visto Michael Negro all'inizio nel calciomercato la nostra società, il nostro presidente l'ha cercato tantissimo, abbiamo capito il perché. Cioè da solo era rimasto quasi solo in attacco e ha tirato la carrera, anche se non è stato pericolosissimo, però ha svariato per tutta l'area, per tutta la metà campo salernitana. Quindi ripeto, sono d'accordissimo con Ciro, abbiamo fatto una grossa partita, è andata male. Amen. Andiamo a vincere alla Lamezia. Bene, adesso analizziamo un po', ecco, appunto l'undicesima giornata. Vi ricordo che tra alle 20:45 va di scena allo stadio di Catanzaro l'ultima partita del girone C, appunto della Lega Pro,
Il Catanzaro affronta il Savoia alle 20:45. Mentre in questa giornata dell'undicesima, caro Michele, il Melfi è abbonato alle X, quindi ancora piccoli passi, anche se domenica a Martina ha fallito anche un calcio di rigore, insomma, ha giocato molto bene il Melfi, però a casa non porta nulla. Un grande Bleve. Bleve è stato il migliore dei 22, il portiere del Martina Park, ha fatto una grossissima prestazione. Il Martina e il Melfi sappiamo tutti, sono tutti ragazzi giovani, diciamo quasi tutti alla prima esperienza in Lega Pro, cioè il Martina in C1, la ex C1 non c'era mai stata, no? Proviene dalla C2, ha rinforzato la squadra con qualche giovane di categoria e Bitetto fa di necessità virtù. Ciro, invece la Vigor Lamezia che affronteremo domenica prossima è stata sconfitta senza demeriti comunque a Benevento, dopo aver fallito anche il pareggio, un calcio di rigore sull'1-0, quindi poteva pareggiare, poi ha perso 3-1. Questa Vigor Lamezia che è anche una squadra di giovani, se non vado errato, quindi non l'abbiamo affrontata in Coppa Italia. Sì, abbiamo vinto 3-1. Quindi sì, ma ci mancavano parecchi giocatori a loro, ma anche a noi. Sicuramente, noi diciamo che alla fin dei conti comunque andiamo lì pensando comunque alla nostra forza, non, sicuramente loro sono un'ottima squadra, hanno gli stessi nostri punti, andiamo lì comunque con la consapevolezza di voler far meglio sicuramente del secondo tempo di Salerno, ecco, ripartendo forse dal primo. Franco, invece la Casertana vola. La Casertana non molla. La Casertana è una squadra completa e secondo me è la squadra migliore del campionato. I suoi risultati sono costanti, quindi non si ferma. E per quanto riguarda il Melfi, non so se posso dire qualcosa. Dopo, adesso anche quando restiamo sempre in Campania, sì, la Juve Stabia invece felice. Un gol per tempo, quindi la Lupa Roma, squadra che... La Juve Stabia è una squadra che io non ho ancora inquadrato, non so dire oggi se la Juve Stabia potrebbe essere una protagonista di questo campionato. Ha un po' di continuità nei risultati e questo fa bene alla salute, quindi... Ma penso che le Benevento e Salernitana, insomma... anche con la spinta del pubblico allungheranno un po' di più. La Casertana secondo me ogni tanto può, perché noi quando contro la Casertana non è che abbiamo demeritato, abbiamo giocato una bellissima gara e quindi io credo che il Matera è oggi una fra le prime 6-7 formazioni di questo girone, che già si sta conformando, si sta un po' spaccando in due, adesso è un po' risalito il Foggia, piano piano un po' di risalita anche la Paganese, però dietro si vede che c'è un stacco di 7-8 squadre che... Il Foggia è andato a vincere a Messina, quindi Messina è caduto dopo i due pokerissimi contro il Matera e contro la Casertana, appunto si era ripreso con la vittoria su Lecce e poi ecco, è incappato nuovamente in casa con il Foggia. Quindi ma io credo che noi potenzialmente siamo quelli che possono dare ancora di più, perché il Matera è ancora, secondo me, al 60%. Ha un gruppo che deve ancora crescere, quindi può sicuramente fare meglio di quello che ha fatto finora. Bastano un po' di risultati continui che ti cambiano la situazione. Quindi... Mentre la Regina ancora ennesimo pari casalingo 1-1 sulla Versa Normanna, quindi questa Regina ormai, che ancora ormai è in caduta libera. È in caduta libera, ma non credo proprio. Invece. Il Lecce, Ciro, 1-0, poi un tiro in porta e vince, quindi con un errore, c'è stato solo, io ho visto la partita, un errore della difesa del Cosenza, sono stati trapiti e hanno perso la partita. Il Lecce ha giocatori, diciamo che c'ha 2-3 squadre forse, siamo andati noi in Coppa, penso che... Forse il più piccolo, ho giocato in Serie B, il più piccolo di loro, ecco.
A noi c'erano ragazzi che vengono dalle primavere, ecco. Poi per concludere, quindi, come ha detto già Felice, la Paganese è in ripresa, ha battuto il Barletta per 2-1, e quindi la classifica invece, quindi vede il Benevento che allunga a quota 25, Juve Stabia e Salernitana a 22, Casertana e Lecce a 21, Matera, Catanzaro e Vigor Lamezia a 18. Queste sono le prime 8 squadre, quindi, che sono. Poi troviamo Foggia e Lupa Roma a 17, Paganese e Messina a 12, Martina 10, Melfi 9, Barletta 8, Savoia, Ischia e Cosenza 7, Regina 6, Aversa Norman 5. Naturalmente la Regina ha meno 4 in classifica, come meno 1 ha il Foggia. Mentre nella classifica dei marcatori, con 6 reti del Sante del Vigor Lamezia, Insigne della Regina, con 5 reti De Vena dell'Aversa, Eusefi del Benevento, Russotto del Catanzaro, Iemmella del Foggia, Iannini e Madonia del Matera. Quindi abbiamo 2 calciatori a 5 reti. De Franco invece ne ha una. Ma io ne ho 2, da Barletta mi dico. Sì. Ha detto che ne ho fatti 2, però speriamo che abbia preso il gol. Bene, allora adesso per quanto riguarda appunto la gara, è molto delicata la gara di domenica a Lamezia Terme, quindi una squadra che ha 18 punti come noi, e quindi ci sarà un'altra battaglia. Io penso che siano tutte battaglie, è davvero una serie B. Sì, io l'ho detto dall'inizio, è una B2 questa, perché non è una serie C. Sicuramente loro comunque volano anche loro sui livelli dell'entusiasmo, perché comunque è una squadra giovane, c'è comunque giocatori, alcuni giocatori di categoria come lì davanti, Montella che conosco bene, hanno in prota, Del Sante che sta facendo il capocannoniere, Del Sante con Serena. Sono una buona squadra. Franco, volevi dire, aggiungere? No, magari la partita Lamezia Matera. Sì. Dunque io la penso così: il Matera fuori casa riesce a giocare meglio, perché, come diceva Ciro, no? Ormai molti allenatori hanno studiato la partita Cosenza-Matera, quindi dice basta fare catenaccio, basta fare muro e il Matera rischia di perdere, mentre invece fuori casa le squadre si aprono di più, devono fare la partita, le squadre si aprono di più e quindi Matera ha più possibilità di fare gol. Certo, però devo dire, non dico con un pizzico di malignità, però devo dire che nella parte offensiva siamo, con l'esclusione di Letizia, che Letizia non sta giocando, siamo un po' carenti. Siamo un po' critici, cioè non riusciamo a realizzare tutto il gioco che svolgiamo a centrocampo. Anche domenica scorsa, sì, la palla circolava bene, però non si tirava in porta, non si arrivava davanti al portiere. Ecco, Ciro, io dico questo, state facendo qualcosa, dovete fare qualcosa per migliorare la parte offensiva. Penso che comunque si debba sempre fare qualcosa per migliorarsi. Poi questi sono compiti del mister. Il mister sa sicuramente cosa serve per poter migliorarsi anche lì davanti. Ripeto, sono cose che sicuramente saprà lui. Ecco, noi comunque diamo la massima disponibilità per capire come possiamo sfruttare al meglio quelle poche occasioni che creiamo lì davanti. Perché comunque all'inizio ne creavamo anche tante, poi un periodo che comunque, ecco, come si chiudono un po' le squadre, ne creiamo un po' troppo poco. Ecco. Quindi bisogna anche saper sfruttare quei piccoli momenti, quei piccoli spazi che ti lasciano. Bene, allora Felice, concludendo, quindi anche per te è molto difficile. No, io sono fiducioso di questa squadra, che anche davanti comunque abbiamo dei giocatori validissimi, bisogna dare tempo. Anche lì bisogna capire un po' anche quello che è il dramma degli attaccanti quando sono a digiuno, non segnano, e a volte diventa quasi un cruccio scendere in campo con l'ansia di voler fare qualcosa. Albatoro si è già sbloccato, ma penso che anche Guerra si sbloccherà, perché
comunque quella che ripeto, io ho una visione estetica. Di Alba Roma, non era neanche in panchina. No, non era in panchina. Quindi siamo piccoli infortuni. Infatti non avevamo cambi, cioè, avevamo solo Guerra come punta, poi è entrato Turchetta. Che insomma non era quello il suo ruolo, insomma alla fine c'era da sostituire, ma ripeto, quelle sono scelte del mister. Io sono convinto che noi anche lì davanti, sul piano dei movimenti, la squadra crea tantissimo e sono convinto che anche Guerra piano piano si sbloccherà. Prendiamo Letizia, l'anno scorso Letizia in Serie D, l'avvio di campionato non è stato un granché, poi ha avuto problemi fisici, ma nella parte finale del campionato Letizia è stato molto utile per la promozione del Matera. Quindi i calciatori durante il campionato, che non dimentichiamo, sono 38 partite, è come una partita che dura 90 minuti, bisogna giocare, c'è chi rende nei primi minuti, chi rende negli ultimi minuti, e così è il campionato, alla fine torneranno utili perché lo studio fatto dal presidente e dal mister anche nelle scelte è stato sicuramente ponderato, quello di creare un team. Tenete conto che loro non si conoscevano tutti, tranne i confermati, erano tutti ragazzi che provenivano da altre piazze sportive, quindi bisogna capire un po' l'ambientamento, l'amalgama fra di loro, la piazza, la città, tutta una serie di cose. Quindi è una squadra che, come ho detto prima, io sono fiducioso, certamente potrà fare meglio, collocarsi lì dov'è e magari con un pizzico di buona sorte sperare in qualcosa di più, ma è un po' difficile perché adesso già si comincia a delineare il quadro, sì, su, si cominciano a vedere le corazzate, no? Bene, allora posso dire la mia sulla Villa Lamezia? Sì, giusto, no, voglio dire 30 solo secondi che siamo, sì, sì, vorrei solo dire che secondo me la partita con la Villa Lamezia sarà difficilissima. Sai perché? Perché c'è un grosso allenatore, Erra, anche se proviene lo dici da... sempre questa ma perché veramente, sei... è veramente io... un grosso allenatore, guarda, io l'ho seguito negli ultimi 4-5 anni con la Gelbison, mi sembra che sarà Bambini, Erra sarà un grosso, ma noi abbiamo Autieri, però anche Autieri ha avuto le sue origini, come lo sta avendo Erra. Attenzione alla Vigorlamenza, attenzione. Va bene, un grazie a Michele Cinnella, presidente del Matera Club Saverio Columella, un grazie a Felice Riesi, addetto stampa del Matera Calcio, un grazie a Franco Bruno, il quotidiano. Grazie. E poi un grazie, quindi vi ricordo che il migliore in campo della gara Matera Salernitana è Ciro De Franco, arriva. Va il premio, una felpa offerto da Pino Basile, via Annunziatella a Matera. Ancora Michele, aspetta Michele, non te ne andare che devo finire con gli sponsor. Planet Win 365, centro scommesse via Nanti a Matera, vino e dintorni, Enoteca via Ridola 28 a Matera, Soft Creation via della Scienza 28 a Matera, infine FD di Lecce e Gioielli via 20 settembre a Matera. Felice? No, volevo chiudere con una chicca. Intorno alle 18 mi ha chiamato la segretaria del presidente Macalli della Lega Pro e mi ha anticipato che il presidente ha scritto una lettera indirizzata alla società, al Matera Calcio, per complimentarsi per quello che per come è stato gestito tutto quello che è successo domenica nello stadio, per complimentarsi anche il gesto di Ciro De Franco e quindi una lettera di elogio, questa ve la do in anteprima, quindi entro domani poi ovviamente si conosceranno i contenuti di questa lettera anche per quanto riguarda il lessico, le parole, quindi c'è anche un complimento da parte del massimo dirigente della Lega Pro, presidente Macalli, che ha speso, ha voluto mettere nero su bianco, insomma, due parole di elogio nei confronti del Matera. Bene, grazie Felice, quindi un in bocca al lupo ancora mendicino della Salernitana, a cui va ancora un caloroso applauso. Poi dare il premio a Di Pino Basile Uomo a Ciro. Ok. Grazie. Ah.
prossimo, sempre alla stessa ora, qui dal club di, del Matera, Saverio Columbello. Ciao ciao a tutti da Mimmo Cinella e dai miei ospiti. Ciao! Ciao.